Ciao a tutti ragazzi, io sono Luigi Inter. È appena finita adesso Spal Inter. Portiamo a casa altri 3 punti. Ennesima vittoria 2-1. Ma che sofferenza! Che sofferenza! Una partita che fino al gol del pari della Spal non mi è piaciuta per niente. Noi passiamo subito in vantaggio e dopo è finito tutto, giocano solo loro. Soffriamo veramente la loro velocità. Sembrava di giocare chissà con quale squadra. Velocissimi, pericolosissimi. Dobbiamo ringraziare chi hanno sbagliato un calcio di rigore perché è stato tirato troppo defilato. Dobbiamo ringraziare Handanovic che ha fatto più di un miracolo. E con tutto ciò, alla fine siamo riusciti a farli pareggiare lo stesso. Sono riusciti a trovare il gol dell'1-1 con Paloschi. Dopo il gol dell'1-1 abbiamo ricominciato a giocare. Fortunatamente Spalletti ha indovinato tutti i cambi perché Keita corre, si dimena, ma di sensato e di concreto non fa assolutamente nulla. Borja Valero non ne aveva più, ormai è pronto per la pensione Borja Valero. Quindi fortunatamente è entrato Politano che si è fatto vedere subito, si è visto subito il suo impatto sulla partita. È entrato anche il Toro. Lautaro, infatti, dopo l'1-1 abbiamo giocato per un po' con 4 punte e finalmente, dopo il pari della Spalle, dopo che abbiamo ricominciato a giocare, chi la risolve? Sempre lui, il nostro capitano. Dopo che ci aveva portato in vantaggio, fa una diagonale, trova lo spazio, prende il pallone, entra in aria e la butta dentro. 2-1 e ritorniamo in vantaggio perché giustamente non siamo la pazza Inter se non soffriamo un pochettino. Abbiamo continuato a soffrire, ma perlomeno creavamo anche altre occasioni. Quindi è finita 2-1, ma devo dire che l'atteggiamento mentale che c'è stato a metà primo tempo e quasi tutto il secondo tempo, fino a quando non ha pareggiato la Spal, non mi è piaciuto per niente. Versalico, ottimo a livello offensivo, ha fatto pure il cross per il primo gol di Icardi, ma a livello difensivo diciamo che Sarri ancora non è del tutto in condizione, ancora pecca leggermente, Borja Valero ormai è spremuto, non ne può più. Il ninja ha dato tutto quello che poteva, ma alla fine oggi non ha fatto tanto, alla fine ha rischiato 2 volte perdendo 2 palloni importanti e tenendo male, gestendo male la palla, quando invece dovevamo cercare di tenere il pallone. Lui ha fatto 2 scelte sbagliate, bastava tenerlo nella bandierina e abbiamo rischiato pure lì, però a Nainggolan non gli puoi dire nulla perché dà tutto durante la partita. Ma mi è piaciuto un sacco Politano. Politano ha avuto un effetto positivo sul campo. Peccato alla fine che quella solo personale, quell'azione bellissima che ha fatto, dribbling, velocità, corsa, si accentra, tira. Peccato perché meritava di segnare, meritava un finale migliore quell'azione. L'importante è che siamo andati alla pausa con altri 3 punti. Quindi, ragazzi, sempre forza Inter. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate voi di Spal Inter. Condividete, iscrivetevi al canale Luigi Inter 87 e noi ci vediamo quando ricomincia il campionato. Quindi ci vedremo alla prossima giornata che non vi dimenticate, si parla del derby. Quindi io vi saluto con un forza Inter come sempre.